Buongiorno a tutti, sono Davide Manzocchi, preparatore della squadra di Polentino. Con l'economia robusta non si parla solamente di un valore monetario, ma anche di un valore umano, sempre più deteriorato dalle pessime condizioni di lavoro dei dipendenti. Essi infatti sono spesso sfruttati, hanno orari indecenti, sono costretti magari a correre anche 8 ore al giorno per svolgere il loro lavoro. E oltretutto sono pure sottopagati. Uno scandalo molto recente è quello di Amazon, un'industria internazionale low cost. È stata fatta un'inchiesta della BBC condotta da un giornalista che si è intrufolato all'interno di un magazzino Amazon che ha rivelato alcune realtà terribili sulle condizioni di lavoro. Noi sappiamo che in Italia il maggiore magazzino si trova a Castel San Giovanni, a Piacenza, che conta quasi 1600 lavoratori. Sono stati intervistati dicendo di essere trattati come delle macchine. Un esempio è quello del reparto smistamenti. I lavoratori del reparto smistamenti sono costretti a correre per 8 ore al giorno. Quando vengono assunti gli viene insegnato il cosiddetto passo Amazon, che corrisponde quasi a una corsa, con una media di 17 km al giorno. Sono dotati di una pistola che scannerizza i codici a barre dei pacchi che devono raccogliere, con un timer che può variare da 10 secondi a 30 secondi. Quindi per passare da un pacco all'altro hanno un pochissimo tempo e se non rispettano questo tempo vanno in sottoproduzione e vengono costantemente ripresi. Non si ha neanche tempo di andare in bagno, si ha pochi minuti, se no si viene ripresi anche in questo caso. I contratti sono terribili, vanno dai 15 giorni ai 20 giorni con delle proroghe che possono variare da 1 a 10 giorni per massimo 6 proroghe. Inoltre non si possono portare oggetti personali, non si possono portare chiavi della macchina, un telefonino per sentire la propria famiglia, si è isolati dal mondo. Come ha detto loro, c'è stata la nascita dell'IKEA, l'industria low cost che si è sviluppata sempre di più, ma i prezzi bassi corrispondono anche a una qualità più bassa. Infatti c'è stato uno scandalo qualche anno fa di alcune mensole che dopo essere state montate crollavano. E questo è stato un problema che è stato molto visto durante gli anni precedenti. Secondo la nostra squadra non è giusto che si vada a risparmiare e avere privilegi a discapito della salute fisica e mentale di tutti coloro che lavorano in imprese low cost. E inoltre non si parla solamente di low cost in Italia, ma si parla in tutto il mondo, quindi è una cosa internazionale e non è soltanto riservata all'incremento delle nascite in Italia.